Allora, io adopero normalmente, cioè normalmente no, in questo momento adopero del filato Dyneema, che è un filato non troppo fine, infatti per fare una corda da circa 16 fili ce ne vanno 12. Come serving adopero il Diamondback, questo è un 0,26, che mi viene giusto per usare le cocche uno con 16 fili. Per i serving dei loop uso lo stesso filato. Perché uso lo stesso filato? Uso lo stesso filato perché intanto non ha nessuna importanza per quanto riguarda solo una protezione. Lo uso lo stesso identico, così non si vedono imperfezioni. E il loop viene benissimo, senza nessun tipo di problema. Voi sapete che il serving del loop va fatto praticamente a mano, quindi molto leggero, non va assolutamente tirato, al contrario del serving sulla corda. Allora, intanto, cosa consiglio per Argo Loop? Dyneema va bene anche il Fast Flight. Va bene l'8125 e ho il T75 che sono praticamente lo stesso filato. Io non andrei a impegolarmi in filati troppo rigidi come in formule troppo rigide come Trophy, Excel, eccetera, eccetera. Per l'arco nudo non abbiamo bisogno di filati troppo performanti perché non abbiamo stabilizzazioni, non abbiamo nessuna possibilità di essere, non abbiamo nessun sistema di smorzamento. Quindi filati tranquilli, Dyneema, Fast Flight, D75, 8125 e ne abbiamo già finché vogliamo. Cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo intanto, questo è il telaio, e dobbiamo semplicemente ruotare la nostra corda intorno al telaio. Intanto, per prima cosa, la fermiamo a un piolo. La fermiamo a un piolo ben stretto, perfetto. Poi diamo ancora un giro e un giro morto, e poi non dobbiamo fare altro che fare 8 giri, quindi 8 più 8 fanno 16 fili, senza nessun problema. Ok? Quindi 8 più 8. Tranquillamente ci giriamo intorno, facendo attenzione a non sovrapporre i fili. Vedremo perché non dobbiamo sovrapporre i fili. Vediamo che li mettiamo uno accanto all'altro, uno sopra l'altro, tranquillamente, senza nessun problema. Non preoccupatevi per il momento della tensione. Ruotate intorno ai pioli e mantenete i fili distanziati uno dall'altro, quindi uno sopra l'altro, ma senza che si sovrappongano, e vedremo tra un po' perché. Quindi ruotiamo intorno. Ovviamente ci siamo già dimenticati di quanti giri abbiamo fatto, ma così possiamo andare a vedere. Non preoccupatevi se sono abbastanza laschi, non è un problema adesso, ce ne sono quattro. Ruotiamo ancora. E siamo a 5. A 6. E siamo 6, questo appunto. Ecco qua, abbiamo detto che questo filato è un pochino più grande degli altri e quindi ci fermiamo a 12 fili. Non facciamo altro che arrivare in questa posizione. Ora dobbiamo fare, vedete che i fili non sono tutti ben tirati.
Ora non dobbiamo fare altro che cercare, ed è essenziale, cercare di rendere uniforme la tensione di tutti i fili. Come facciamo? Beh, cominciamo a ruotare questi e tiriamo, tirando l'ultimo filo. Vedete che tutti si assestano tutti contemporaneamente. Ecco, ancora una volta, tiriamo tutti i fili, tirando anche il rocchetto, e tutti i fili si sono assestati. Vedete che tutti i fili si sono assestati. A questo punto, che tutti i fili sono assestati e hanno tutti la stessa tensione, andiamo a dare ancora un giro intorno al chiolo e poi lo fermiamo con la sua rotella. Ecco, e a questo punto la prima parte della corda è a posto. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare il serving del primo loop. Il primo loop lo facciamo ovviamente dove abbiamo fermato i due capi della corda. Facciamo il serving del primo loop in modo tale che poi, togliendo i fermi ai capi delle corde, non possono più scappare. Una volta fatto questo loop, faremo il secondo loop e poi il serving centrale, vedremo. È essenziale che la rotazione dei serving sia tutta fatta nello stesso senso. Quindi questo serving deve essere in questa maniera, questo serving deve essere in questa maniera, quell'ultimo serving deve essere sempre con la stessa rotazione. Tutti e tre i serving devono avere la stessa rotazione, in modo tale che poi quando andremo a dare i giri alla corda, il serving non si scioglierà. Cioè lo dovremo dare in modo tale, e lo verifichiamo, che il serving si stringa anziché smollarsi una volta che diamo il giro. Ora prepariamo il rocchetto del serving. Non facciamo altro, io uso questa macchinetta, è una macchinetta semplicissima, non andiamo altro che a sostituire a questo serving che utilizzeremo dopo questo filato, che è lo stesso del serving. Allora ci siamo, abbiamo la nostra macchinetta col nostro serving e non facciamo altro che, senza nessun problema, diamo un giro in modo tale che sia tirato, fermiamo il serving da questa parte e non facciamo altro che andiamo a mettere questa protezione intorno. Ora ruotiamo in questo senso e vedremo che ruotare in questo senso dovremo fare tutti i serving, loop e centrale, sempre ruotando in questo senso. Vedete che la macchinetta è al minimo, andrebbe fatto a mano, senza macchinetta, è assolutamente al minimo, deve essere assolutamente non tirato affinché il loop non sia rigido, e mettiamo la protezione sulla corda. Il serving serve appunto per proteggere la corda dallo sfregamento che avrà sul tips dei nostri flettenti, e non facciamo altro che ruotare abbiamo lasciato circa un pollice da una parte e lasceremo circa un pollice dall'altra. Non preoccupatevi, teoricamente bisognerebbe lasciare un po' meno dalla parte opposta in modo da che non vengano sovrapposti. Devono avere, vedremo poi che i loop non devono essere identici, ma devono essere leggermente sfalsati affinché poi quando io andrò a fare il serving orizzontale possano essere sistemati meglio. Comunque arriviamo a circa un pollice di distanza, ci siamo quasi, ecco, abbiamo fatto la nostra protezione. Ecco, a questo punto possiamo tranquillamente sfilare il loop che avevamo
lo tagliamo, la parte terminale del loop, smogliamo i capi che avevamo fissato, a questo punto sono ben fissi e possiamo tagliarli da una parte e anche dall'altra. Ecco fatto, questi erano i due capi della nostra corda e l'abbiamo tagliata. Ora non facciamo altro che smollare la nostra macchinetta e vedete che ruoterà tranquillamente. Andiamo di nuovo a fissare. A questo punto ruotiamo la corda in modo da avere i loop del serving leggermente sfalsati. Sono leggermente sfalsati, ok? A questo punto possiamo stabilire che questo sia il loop più in alto, quindi il loop più in alto deve essere leggermente più grande del loop in basso, anzi quello in basso deve essere piccolissimo perché deve essere inserito senza nessun problema. Invece il loop superiore deve essere leggermente più grande perché deve entrare dentro il flettente per poter poi armare l'arco con facilità. Quindi qua lasciamo circa 2 cm, il loop di 2 cm e mezzo, in modo tale che lo chiudiamo leggermente e andiamo un po' all'indietro fino a quando avremo all'incirca questi 2 cm e mezzo. Ok, chiudiamo la macchinetta e andiamo a fare il resto del serving. Ritorniamo sui nostri passi e andiamo a sistemare il resto del serving. Di quanto dobbiamo farlo lungo questo serving? Ma io direi di arrivare, se non abbiamo un brass molto alto, molto elevato, direi che la protezione deve essere tale che quando la corda sbatte sul flettente non si deve rovinare. Quindi io direi di arrivare fino al pioletto, tenendo conto che dovremo chiuderlo, quindi dobbiamo fermarci un attimo prima. Cominciamo a ruotare la nostra protezione, sempre con questo senso. Benissimo, andiamo avanti. Ricordatevi che il loop non deve essere troppo stretto in questa fase. Andiamo avanti, siamo quasi arrivati, facciamo attenzione che il serving sia ben posizionato, che non ci siano delle né interruzioni né sovrapposizioni, e quando siamo quasi arrivati al piolo dobbiamo lasciare diciamo un mezzo pollice, perché vedremo che sarà la chiusura. Quindi possiamo arrivare tranquillamente a questo punto, possiamo evitare il pollice che ci potrebbe dare fastidio, però ci preoccupiamo di fare la chiusura. Come si fa la chiusura? È molto semplice, stiamo in questa posizione, tiriamo il serving verso di noi, in questa posizione qua, lo fermiamo col dito e andiamo a posizionarci di sopra, quindi di sopra in questo modo. Tiriamo il nostro serving, a questo punto non si muove più niente. Molto semplicemente entriamo dentro e ruotiamo e andiamo verso questa posizione. Entriamo dentro e ruotiamo, diciamo all'incirca 10 volte, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A questo punto tiriamo il nostro serving e ci posizioniamo
da questa parte qua, semplicemente così, molto facile. Ora non dobbiamo fare altro che ruotare in questa posizione. Vedete che quello che abbiamo fatto all'interno si sviterà, si ruoterà al contrario, e nel contempo andremo a posizionarci in questa, da questa parte, in modo da sovrapporre il filo. Questo andrà sovrapposto. Ecco che andiamo a sovrapporlo, da una parte si toglie e andremo a sistemarlo dall'altra parte, in modo da ricoprire il tratto terminale del cervi che abbiamo fatto. Ruotiamo, senza bisogno di tirare, non c'è bisogno di tirare perché tireremo poi alla fine. Ruotiamo ancora, abbiamo quasi finito. Ecco che abbiamo finito. Ora non ci resta altro che tirare il filo, togliere il dito ovviamente, se no ce lo strozziamo, tiriamo e a questo punto tiriamo leggermente e la chiusura del loop è fatta di circa un centimetro. Tiriamo ancora leggermente e abbiamo fatto il primo loop. Il primo loop è completato. Ora non ci rimane altro che fare la stessa cosa dalla parte opposta, sempre con la stessa rotazione che abbiamo fatto da questa parte. Sempre con la stessa rotazione che abbiamo fatto da questa parte, lo facciamo esattamente dalla parte opposta. Dalla parte opposta dobbiamo fare attenzione che il loop, vedete, questo è il loop che abbiamo fatto, questo è un loop che andrà di sopra, che entrerà giustamente nel flettente, quei 10 cm che ci serviranno per armare l'arco. Il flettente inferiore dobbiamo farlo molto più piccolo, direi di queste dimensioni. Questa è una dimensione corretta di un serving superiore, quello che deve entrare dentro il flettente. La dimensione del loop del flettente inferiore dovrà essere più piccola, direi di queste dimensioni qua. Ok? Quindi quello che abbiamo fatto da questa parte lo facciamo esattamente dalla parte opposta.